Diciamo che prima erano, all'inizio venivano tutte dalla fascia subsahariana, no? Quindi parliamo di Italia, Somalia, Nigeria, Niger, Guinea, tutta quella fascia là arrivavano, cioè arrivavano anche da paesi che io non conoscevo l'esistenza, addirittura c'è nazioni piccolissime, e adesso li conosciamo. Poi nel tempo questo qua, ultimamente specialmente, dopo la primavera araba abbiamo avuto i tunisini, i tunisini ne sono arrivati tantissimi. E poi abbiamo avuto quelli che ultimamente ne arrivano tanti, sono i siriani, a causa della guerra, quindi si sono spostati verso l'Egitto e quindi la strada della Libia, e poi vengono a Lampedusa, ne arrivano tanti i siriani. Certamente adesso hanno preso anche la strada dei Balcani e lo stiamo vivendo, e quindi c'è stata questa diversificazione di nazionalità, ma in realtà quelle comunque che sono la maggior parte sono sempre della fascia subsahariana. I thought that to cross the Mediterranean Sea was not risk, because when I was in Gambia, the way I heard it, it's not the way I came to understand the journey is. Fine, col nostro intervento delle navi militari, e beh, certamente chi riesce ad arrivare sulle navi, gli abbiamo fatto un servizio buono, no? Perché arrivano, si mettono sulle navi e là vengono rifocillati, acqua, coperto, tutto quello che volete, però gli abbiamo fatto un favore anche a loro, perché loro risparmiano un sacco di soldi, non rischiano più, e quindi loro si prendono i soldi e noi gli facciamo il trasporto, quindi capisci? Diciamo che sono interventi lodevoli, interventi importanti, anche perché costano pure molti soldi, però non sono la soluzione, è un sistema tampone, no? Perché abbiamo visto che Mare Nostrum prima, poi Triton dopo, adesso Frontex oggi, con le navi militari multinazionali, di fatto però continuano ad arrivare, continuano a morire e continuano insomma a soffrire, quindi evidentemente pur essendo delle azioni bellissime di salvataggio, tutto quello che vuole, però in realtà non è la soluzione. Without these rescuing people you cannot make it, so it will be like suicide, and there are hundreds coming. As a human being, we cannot identify ourselves as I'm from that country, but I live in this world and that's it. You know, if I say I'm Bangladeshi, I'm an Italian, but it doesn't make really sense. Maybe tomorrow I am not living anymore here. So we should really think the world without borders. There is really no sense anymore. Even if I look back in history, when there was no border, we didn't have any identification, the world was different. So we people make the border, make the problem, and we identify ourselves like this. Lampedusa è l'inizio dell'Europa, è la porta d'Europa. Ma lo è, nei fatti,
anche perché nonostante la propaganda politica delle destre europee continua a volere chiudere il mare, la realtà dimostra che il mare non si può chiudere anche volendolo fare, no? Queste politiche di chiusura sono state inefficaci, questo voglio dire, oltre che ingiuste, sono ingiuste per me, ma potrebbe essere un'opinione. La loro inefficacia è invece una realtà incontestabile, quindi Lampedusa è la porta d'ingresso in Europa di tante persone in fuga che chiedono aiuto all'Europa.